chiamo Faccini Francesca, abito a Asolo Predosa, ho 55 anni e faccio la ragioniera. Niente, questa è la tecnica del macramè, è una tecnica che è antichissima, è nata nei paesi arabi. E macramè significa punto frangia, infatti veniva utilizzata questa tecnica per eseguire delle frange. Una volta si eseguiva direttamente sulla trama del tessuto e adesso si possono fare anche altre cose oltre le frange per attirare le nuove generazioni. Sono stati studiati dei nuovi lavori, per esempio delle campanelle, delle palline di Natale, dei braccialetti, delle collane con inserimento anche di perline. E ho imparato da un'anziana del paese che durante la fiera di Zola faceva questi lavori e ci ha tramandato lei questo tipo di lavorazione, insomma. Prima, cioè, bisogna inserire un filo che è praticamente quello che porta il lavoro e avrà la lunghezza del lavoro desiderato. Per esempio, se l'asciugamano è 70 cm, bisogna mettere su un filo non più, meno di 1 metro. E in questo filo dopo vengono legati i fili che poi saranno annodati. Annodati. E il lavoro si esegue, si parte da sinistra, si fa il lavoro, man mano che si procede si sposta tutto il lavoro togliendo gli spilli. Viene eseguito solamente con le mani, senza nessun altro uso di uncinetti o altri attrezzi. Viene molto resistente perché è annodato tutto con un doppio nodo. Secondo come si inclina il filo, si dà il disegno che uno vuole ottenere. Per esempio, c'è un filo che porta il lavoro e sopra questo filo, ecco, aspetti, così, qua per esempio, sopra questo filo, io voglio dare l'inclinazione per fare questo rombo, quindi sopra questo filo che porta il lavoro dovrò annodare tutti gli altri fili con 2 nodi ogni filo, così. Poi il disegno uno li può anche, cioè dopo un po' creare secondo la propria fantasia, la propria, o il lavoro che uno intende realizzare, ecco, diciamo la grandezza, la lunghezza. Si possono usare dei fili più o meno grossi secondo, sì, se uno deve fare per esempio una frangia per un copriletto, ci avrà un filo più grosso, se uno vuole fare una frangia per un asciugamano in lino deve usare dei fili più sottili. Niente, viene annodato, poi alla fine viene tagliato alla lunghezza che uno deve, cioè vuol fare il tessuto, diciamo. Sono Notare Giuliana e abito qui a Zola Predosa quasi da quando sono nata, sono venuta qua che avevo 3 anni, perciò mi sento una Zolise Doc, mi sento proprio una Zolise Doc, e ho imparato questo punto dalla mia mamma, che si chiama punto canna, un punto antichissimo che serve per fare sciarpe, fare cappucci, fare i panni, speciale per fare le copertine dei bambini, e questo io l'ho imparato, che l'ho sempre visto fare dalla mia mamma, ecco questo. Ecco, sì, questo è un punto molto antico che l'ho sempre visto fare dalla. Ah, si utilizza questa canna. Una volta si usava proprio una canna tipo di legno, una canna dove si trovavano nel bosco. Invece adesso abbiamo adottato questo sistema di un po' di plastica perché è un po' più leggera e poi scorre meglio il filo. Ecco, la tecnica è questa. Parte, allora, si parte con un numero di punti, un multiplo di 5. Di punti e poi si fa una catenella. Dentro alla catenella si comincia con questo punto che io sto facendo. Poi, una volta finito tutto il giro, che lì è un po' lunghino, però se ha pazienza ci arriviamo, si tirano giù i punti e si uniscono a 5 alla volta. Finito il giro si ripete sempre mettendo sul filo sul punto canna. Sì, guardi, vedi dentro uno. E si riprende.
1 e si ripete. Visto che abbiamo parlato del multiplo di 5, questi sono 5 punti bassi e vanno fatti tutti. E vanno fatti tutti, vanno fatti. Il giro seguente si tirano giù le maglie dalla canna e si riraggruppano a sempre a 5. Con una catenella, no, senza catenella, non ci va la catenella. Vede, io tiro giù e tutti, rimangono tutti i punti così. 1, 2, 3, 4 e 5 e li riaggruppo. E poi andando sempre dentro allo stesso foro ne faccio altre 5, 1, 5. L'archetto e viene l'archetto e poi se ne prendate 1, 2, 3, 4 e 5 dopo glielo faccio proprio vedere bene. 1, 5. Ecco, vede? Che dopo vengono gli archetti, vede? Vengono questi archetti. Adesso si meglio, ecco. Vede. Vengono tutti gli archetti. Io abito a Zola, sono una nuova arrivata perché sono appena 15 anni che sono qui. Mi chiamo, devo dirlo, Barberini Pia, e niente, per stare in compagnia con le signore di Zola, per conoscere, ci troviamo a fare dei lavori, una volta si ricama, io sono quella che in genere fa la maglia perché mi piace molto, poi mi dà soddisfazione, faccio degli oggetti che poi interessano, non faccio più la maglia come si usava una volta, le calze come queste, si fanno degli abiti praticamente, per esempio questo pullover fatto a mano da me, ma il punto, fare la maglia l'ho praticamente imparato da sempre, perché alla mia età, quando si era bambini, si giocava un po', però si doveva anche poi imparare a fare certi lavoretti, e la mia nonna mi ricordo che mi insegnava sempre con lo stesso gomitolo, quando avevo finito lo disfaceva e poi diceva riprovaci. E io passato ricordo un'estate che sempre con lo stesso gomitolo di lana rosa, che lo ricordo ancora, ho lavorato tutta l'estate con quello per fare la maglia, per imparare. Adesso faccio queste cose qui un po' più ricercate. Basta. Spiega le tecniche principali, diciamo, tecniche base del... Un attimo maglia. Solo, eh? Un attimo. Devo imparare, devo... Prego, faccio vedere lì. Qui faccio, adesso sto facendo un punto lavorato, vede che è tutto un gioco di calati e di cresciuti e mi dà questa resca qui. E poi dopo che si fa così, adesso qui se ne prendono 2 in una volta e si butta su quell'altro. Visto che se ne sono calati 2, dopo alla fine del motivo se ne cresce uno da una parte, uno dall'altra, uno lo cresco qui e uno lo cresco qui e poi se ne fanno 3 e sempre qui nella cimosa è diverso, se ne cala appena uno perché qui se ne può crescere solo uno, questo è il diritto di questo motivo. E poi il ferro successivo si fa tutto a rovescio e lo devo fare, sì. Tutto lì. Sì, abbastanza semplice. Ho scelto anche una cosa semplice perché
si vedesse. Ecco. E poi dopo, giocando con i calati cresciuti, con i fili gettati, si fanno tanti bei motivi, tanti ricami, praticamente si possono fare quasi dei pizzi. Anzi, si fanno dei pizzi con i ferri.